Io non devo col pensiero favorire l'avvicinamento degli altri, fare strategie, controllare un ambito così perfetto e bello che dovrebbe essere mosso dal sentimento più leggero, bello, autentico. Un saluto a tutti. Stamattina entriamo in un tema che in apparenza potrebbe sembrare un tema così, un tema triste, un tema pesante. Io invece credo che debba attrarci, interessarci perché può aiutarci tantissimo. Il tema è il sentirsi soli. Come si sviluppa il sentimento della solitudine? Ecco, il sentimento di solitudine che noi possiamo ospitare parte da lontano, ma relativamente, perché i passaggi sono pochi che portano così ad ospitare il sentimento di solitudine e soprattutto a soffrire per il sentimento di solitudine, che sono due cose distinte. Parliamo dell'ospitarlo, quando il sentimento di solitudine prende dimora più stabile nella nostra anima, nella nostra vita interiore. Questo è il risultato di un involontario, assolutamente involontario, spingersi avanti e avanzare nella carriera, come usiamo dire noi, del cercare, come posso dire, avere il prossimo, se potessimo avere il prossimo dentro la nostra pelle. È una spinta in qualche modo che sembra esagerata, ma in qualche caso veramente noi se potessimo non ci vorremmo mai liberare da certe persone che vogliamo proprio. E il modo migliore, più sicuro di non liberarci, diventerebbe l'incorporarle. Ecco, incorporare questi corpi, incorporare questi sguardi, incorporare loro che sono vicini a noi e ci vogliono e ci dicono sì e ci carezzano e ci prendono e stanno con noi veramente e noi non siamo soli. Questo è l'antefatto, così. Quindi l'antefatto è un avanzare in questa carriera di desiderio del prossimo. Desiderio del prossimo che è legittimo. Noi siamo molto portati naturalmente a desiderare gli altri, a desiderare il prossimo, e così a gradire la presenza del prossimo. Questo è una spinta naturale. Ma attenzione, dove inizia qualcosa che potrebbe invece trasformare una tendenza naturale in qualcosa che si preparerà ad aggredirci. C'è un'operazione che noi facciamo, perché abbiamo detto, desiderare il prossimo, che il prossimo sia vicino a me e che io sia vicino a lui, è naturale. È bello, riempie, completa la nostra vita. Cioè, gli mette quella parte che senza l'altro non vivremmo. Dove inizia la frattura? Dove inizia uno spazio, una fessura, una lacerazione? Qualcosa che si incrina e fa spazio perché entri altro. Noi abbiamo detto altre volte, basta un attimo di sottomissione perché introdurre un veleno, far scorrere un veleno nella vita della persona, nella vita dell'anima, che si allarga tutto il fiume della nostra vita interiore. Allora io voglio che voi siate concentrati un attimo per capire come entra la prima goccia di veleno. Come se si crea una fessura, un'incrinatura, vuol dire che cos'è questa incrinatura? L'incrinatura è fatta dal dubitare. Se una persona dubita, dubita di che? Dubita che della perfezione che rimarrebbe anche in assenza di un completamento importante che è la presenza dell'altro che si fa prossimo e vicino a noi, vicino al nostro cuore, vicino fisicamente e vicino al nostro cuore. Allora, se io dubito che in assenza di questo, o quando non c'è e quando non si sa quando arriverà e quindi tornerà ad esserci, il tutto diventerà un vaso frantumato. Allora,
potrebbe far breccia tutta una serie di comportamenti, vedete, che portano noi ad accelerazioni, a intensificazioni, a pressioni, ad azioni esagerate, a pensieri esagerati, che vuol dire che penso troppo per ottenere questo che invece con alcuni, per alcune persone è assolutamente naturale. Io non devo col pensiero favorire l'avvicinamento degli altri, fare strategie, controllare un ambito così perfetto e bello che dovrebbe essere mosso dal sentimento più leggero, bello, autentico e buono, perché ciò che è buono è leggero, è lieve, è lieve. Io mi trovo in una realtà e vengo alla vita da piccolino, da piccolissimo, poi via via un po' più grandetto, in una realtà che è già fatta in un certo modo, che ha delle leggi, che ha delle architetture, che ha delle sembianze estetiche, che ha colori, forme, che ha tutto, 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 tutto perfetto. Per cui quel pensiero che sfiducia il creato, che dubita. Quindi, attenzione, il dubbio non è poca cosa, il dubbio ha la sua importanza, ma se il dubbio inizialmente comincia a fessurare, ad incrinare questo atteggiamento iniziale, questo rapporto che noi chiamiamo stadio zero, è lo stadio in cui non è entrata la paura, perché non è entrata la sfiducia. La paura viene, è il secondo momento, e dopo la paura l'affaccendamento operoso, capisci, molto laborioso, molto impegnato, e che ci fa diventare diversi, che ci fa percepire anche dagli altri, diciamo, come noi non siamo in origine. E purtroppo, per causa di quello che ho descritto, lo appariremo sempre e ci respingeranno sempre, perché poi a ciò succede che, essendo io ormai snaturato, essendo io non l'uomo che ero e che continuo a essere, ma che non può emergere perché c'è tutto quello che vi ho descritto, noi vivremo un'esperienza di separazione, la sentiremo questa separazione, a questo punto ci sarà, non so se mi sono spiegato, ci sarà, ma dopo che io ho rovinato il quadro, ho macchiato la tela, anzi l'ho tagliata la tela. Allora, quando io vedo che una persona, diciamo, in quel momento non sceglie di stare ancora una volta bene insieme, e allora una domanda mi nasce, l'osservazione comunque la faccio, non mi risulta indifferente, io vedo chi sceglie di non avvicinarsi, e quindi io vedo questo, non canto un inno tragico, capisci? Io non faccio tragedie, ma rilevo, vedo. Voi amici del canale, guardate e vedete che non tutti hanno imparato o sono tornati a casa dove si cantano canzoni di amicizia, canzoni di festa, canzoni feste di una festa di matrimonio. Ecco, non tutti sono, ormai sono diventati un po' indifferenti. La nostra società vive un po' una tensione, una insoddisfazione permanente, perché i virus che portano all'indifferenza sono molto diffusi e hanno infettato i cuori. Quindi il consiglio è: non ti preoccupare, lascia che gli altri si avvicinino e si allontanino. Anzi, farai più festa quando torneranno. Non sarai imbronciato, non sarai indurito. Tu gli farai la festa perché lui è tornato. Lui è tornato, ha visto che ci sei, ha visto la tua bellezza, ha visto la tua persona. Tutte le persone sono belle, io non lo dico per dirlo, lo dico perché è così, perché ognuna è diversa, ognuna porta una sinfonia, un insieme di note, di colori e di profumi che è diverso. Allora, fagli festa quando torna, non fare tragedia quando si allontana. Questo per l'inizio, poi per i casi un po' più avanzati faremo un filmato apposta per curare sentimenti di solitudine che sono stabilizzati e che angosciano in modo profondo. Mi raccomando, aggiungete qualcosa che io non ho detto, domandatemi qualcosa che non ho trattato, portate qualcosa della vostra esperienza, perché questo mi permetterà di sintonizzarmi, di collegarmi, di essere più amico, più vicino e anche utile a voi. Spero non solo utile, magari anche mi vogliate un po' di bene. A presto.